Ci siamo 3, 2, 1, here we go. E allora, doveva essere la partita per rilanciarsi. Bisognava dare un segnale che la squadra era unita, era compatta e che marciava unita verso l'obiettivo e... ciuffala! Hola Brudel, cari amiche e cari amici del canale Rugby Zetten, appassionate ed appassionati del fantastico mondo della pallovale. Ben ritrovate sul mio canale e Benetton Treviso 5, Leinster Dubliners 35, una meta 5, ma non è tanto il punteggio a far scalpore, è proprio la prova dei leoni che non sono pervenuti, non sono praticamente scesi in campo e non hanno dato quei segnali che si aspettava, sconfitti in tutto, nel punteggio e soprattutto nel gioco e nell'attitudine. E allora, intanto mi presento, sono Zucca, esperto, appassionato, nonché allenatore di rugby, e ai miei figli millantando dico di essere il migliore esperto, il maggiore esperto di rugby italiano, loro sorridono, uniscono e mi compatiscono, e in tutti i miei canali Rugby Zetten, Instagram, TikTok, Telegram, venite su Telegram che ci sono le partite, Thread, YouTube, insomma in ogni canale Rugby Zetten, parlo della pallovale, like, dislike, commentate, follow con l'alert e ci divertiamo parlando di rugby. Purtroppo oggi non ci divertiamo perché parliamo di una partita, quella fra Treviso e Leinster, a senso unico, tant'è che i Dubliners al 25esimo giù di lì del primo tempo hanno già fatto il punto di bonus offensivo con 4 mete, un 1-2 tremendo a cavallo del decimo minuto, con una meta sicura dall'altra, ma ripeto, non è tanto il punteggio, perché prendere 35 punti in casa dell'Leinster ci sta, è una cosa anche naturale, è la miglior squadra europea dopo insieme al Tolosa e l'eterna compiuta dal punto di vista dell'URC, perché 4 anni che ciuffola e non vince, e Stormers, Munster, Glasgow gli hanno portato via il titolo, e in Champions Cup non riesce a vincere, però comunque ha un sacco di nazionali irlandesi, come Treviso ha un sacco di nazionali italiani messi in campo ieri, e purtroppo non si è raggiunto il risultato sperato. Per farla breve, una mediana abbastanza inconcludente, con stracci gettati a destra e a manca, purtroppo il 9 e il 10 non sono stati assolutamente all'altezza, ma quello che preoccupa è proprio l'attitudine, l'atteggiamento, come si è entrati in campo in maniera veramente remissiva e in balia dell'avversario. L'avversario era forte, è vero, però c'è modo e modo di perdere, c'è sono squadre che hanno perso, non Leinster, ma hanno buttato il cuore sotto l'ostacolo. Non che i giocatori non ci abbiano provato, ci hanno provato, ma purtroppo c'è un senso di impotenza e di inferiorità nei confronti di Leinster, che in questo momento è un senso di impotenza e inferiorità nei confronti di tutta la WRC. È vero che Treviso ha incontrato nei 3 match che ha giocato 2 fra le squadre più forti, perché Glasgow campione in carica e Leinster, però la partita con gli Scarlets rimane ancora qui e quei punti vengono a mancare. In questo momento Treviso ultima in classifica, con tutti gli investimenti che sono stati fatti per questa squadra, non è giustificabile. E per dare proprio un senso alla partita di Treviso vi dico solo questo: al 49esimo, l'azione simbolo della giornata, finalmente Treviso riesce a fare una pressione adeguata ai Dubliners e qualcuno butta giù le mani, nei paraggi c'è Giuliani, quindi niente a pensare che sia lui, ma potrebbe non essere stato lui, però nei paraggi c'è sempre lui, e punizione per Treviso, Umaga la butta fuori finalmente, perché c'è stata una che non l'ha neanche buttata fuori, vabbè, partita pessima la sua, e la butta fuori a 5 metri dalla linea di meta, su rimessa laterale per Treviso che viene lanciata, non so chi, la superaria, cannone può essere, ma non ne sarei convinto, perché non è che seguissi proprio, cioè non è proprio l'importante il giocatore, è proprio il complesso, eh? Comunque la superaria, il cannone o chi per lui, la smanaccia, la palla viene persa, è una delle pochissime azioni che possono dare al 49esimo, sta 28-0, comunque sia, ci sono ancora 30 minuti da giocare, si può riaprire un pochettino la partita, comunque si può mettere un po' di pepe al culo ai Dubliners, e niente, la palla esce dalla loro parte dopo aver schiaffeggiato super aria e non si sa come, la palla esce dalla loro parte, quella è l'azione simbolo del match. Un match che ha visto Treviso paradossalmente portarsi a casa diverse punizioni in miscoordinata, quindi la miscoordinata era stabile, era bella, organizzata,
E però là di dietro non c'era, non c'è organizzazione, c'è sempre il solito dilemma che probabilmente il gioco offensivo di Treviso non è diciamo all'altezza della situazione, e c'è l'eterno dilemma che la difesa lascia un pochettino ogni tanto a desiderare, e questa volta non c'è neanche la scusa di abbiamo lasciato riposo i nazionali, perché comunque durante la partita sono tanti quelli che sono entrati, sono tanti quelli che sono stati schierati al primo o secondo, e c'è proprio una mancanza di tutto, ecco, il termine esatto è una mancanza di tutto. Monigo ha fatto sentire il suo calore fino alla fine, incitando, facendo sentire il proprio supporto ai giocatori, però non c'è stato, e alla fine qualche fischio è venuto fuori e continua a campeggiare, sono sempre più frequenti i bottle out nel mondo social. E chiaramente il primo che viene accusato in questi momenti un po' di difficoltà è l'allenatore, perché poi soprattutto quando manca il gioco la colpa chiaramente è sempre dell'allenatore secondo il tifoso, e quindi c'era chi lo diceva già da un sacco di tempo, perché c'è chi ha 4 anni che dice bottle out in qualsiasi campo, ma quello è qualcuno che è prevenuto. Però in questi ultimi giorni il tecnico, diciamo, della Benetton è stato messo molto in discussione dai tifosi. L'allenatore fa con quel che ha, diciamo, soprattutto in questo caso, però l'allenatore ha tanta roba per le mani, come diciamo nei boomer, perché comunque ha un bel pacchetto giocatori, praticamente ha in mano la nazionale, e probabilmente ci eravamo illoviti troppo nell'anno passato, perché è l'anno passato un anno particolare post mondiale, Treviso era andata particolarmente bene, ricordiamo che abbiamo fatto una prima parte di URC 4 mesi abbondanti senza le sudafricane, perché le sudafricane erano prive di tutti i 33 nazionali che hanno vinto la Coppa del Mondo, dovevano festeggiare giustamente, e quest'anno le sudafricane sono entrate in campo, sono battute ieri, penso che abbiamo vinto tutte e 4 a memoria, mi viene da pensare, e sicuramente a Parma hanno vinto, quindi questo è lo so per certo. E niente, Treviso è in fondo alla classifica, purtroppo ha un calendario, posso dire una cosa poco carina, di merda, eccolo, l'ho detta, e si rischia di arrivare al match con Treviso da ultima in classifica, e con Treviso, con Parma, con le Zebre, da ultima in classifica, con una scimmia addosso che tuona, e se le Zebre magari riescono a fare anche qualche altro punto di bonus, si rischia di far sì che una vittoria non basti per raggiungere in classifica le tanto bistrattate Zebre, che dovrebbero chiudere perché la federazione non deve buttare i soldi lì, e qualche duro ieri l'ha buttata lì, la federazione non dovrebbe dare i soldi a Treviso, perché comunque dei 12 milioni di euro del budget di Treviso, 5 vengono dalla federazione, a spanni i numeri sono questi, paghi sia 4,8 contro 12,5, ecco, comunque diciamo che un terzo barra poco meno della metà dei soldi, della tre quinti diciamo del budget delle Zebre alla fine, allora qualcuno ha detto ok, togliamo questi soldi a Treviso e investiamoli tutti di là per fare un progetto serio di là, e di qua se voglio fare il bel rugby lo farò con i soldi privati. Io non sono d'accordo, nessuno né sull'altro, bisogna andare a essere molto più tranquilli e non a volare alto come ha fatto Treviso, perché comunque ci aveva abituato bene, e ci aveva abituato bene, ha fatto fra l'altro, scherzi a parte, polemiche a parte, non scherzi, ha fatto una gran campagna acquista, e evidentemente Gallagher non è quello che c'è per questo, infine a questo momento non ha soddisfatto le aspettative, è inutile girarci conto, è inutile dire qualcosa di diverso, è che le cose sono queste, insomma ha fatto due partite imbarazzanti, passatemi il termine, e c'è un grossissimo problema lì davanti che non si risolve certo con l'ultimo acquisto, con vabbè, non scendiamo sul 39enne che è stato acquistato. Vabbè, ok, c'è un problema di grosso davanti con la partenza di Nicotera e Lucchesi. E insomma, è un campionato tosto da portare avanti. E Treviso e Portolami sapranno loro come risolvere la cosa. Forse sì, forse no, non lo so. Resta il fatto che comunque sia in questo momento, dopo 3 incontri, Treviso ultima in classifica e tanto bistrattate Zebre sono 4 punti davanti, giù di lì, e vedremo come proseguirà il torneo. Mo vado alla partita del basket, e il buon Luca mi ha illuso dicendo che avevo vinto contro Trieste lo scorso anno, non è stato così, quindi Luca non ti crederò più. Ci vediamo alla prossima!
alla Burdel.